la polizia locale di Bari, celebrata stamane nella Basilica di San Nicola in occasione di San Sebastiano, patrono del corpo della municipale. Il delicato compito, nobile e impegnativo, svolto quotidianamente da 549 fra uomini e donne della ripartizione di Bari a servizio dei baresi, viene oggi acclamato nella cerimonia eucaristica da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci. L'arcivescovo ha esaltato l'esempio del martire San Sebastiano che, per sua intercessione, protegge il corpo della polizia, cogliendo la preziosa occasione per invitare i presenti a pregare per le persone che vivono ai margini della società, vittime della troppa indifferenza. Chi era San Sebastiano? Era un ufficiale dell'Impero Romano ai tempi di Diocleziano ed un cristiano autentico. Ha saputo mettere insieme, coniugare la fedeltà all'imperatore e anche la fedeltà innanzitutto a Cristo e alla fede. Questo per amore e fiducia verso gli uomini. Quanto è importante il senso di protezione che il singolo cittadino prova grazie alla fede e dalle forze dell'ordine? Uno dei criteri che deve accompagnare il corpo della polizia locale è quello dell'educativo, cioè deve essere capace di essere sentinella, ma anche il vescovo è sentinella, lo diceva San Gregorio Magno tenendo presente un brano di Ezechiele, sentinella che vigila dall'alto. Cosa significa martire? Sì, martire è il testimone, colui che si mette di fronte non solo all'autorità ma anche ai fratelli e dice una cosa bella, il martire della fede è colui che dice che Gesù è risorto e ci ama. Di seguito alla messa siamo stati lietati dall'esibizione del soprano Vittoria di Donna, seguita poi dal discorso del comandante della Polizia Municipale Michele Palumbo e dal primo cittadino Antonio De Caro, che ha ringraziato la PM nella persona del comandante attuale e ha volto un saluto commosso a ricordo del suo predecessore, il comandante Nicola Marzulli, scomparso prematuramente lo scorso anno. Questa giornata a ricordare Nicola Marzulli che ci ha lasciato all'improvviso l'anno scorso. Lui l'amava questa giornata. Sembrava la sua festa, era la festa del corpo, il suo corpo, il corpo al quale apparteneva. Questa era la festa del corpo della polizia locale che oggi insieme alla città di Bari lo saluta e lo ringrazia. Grazie a Nicola per quello che hai fatto per noi in questi anni. Impressioni della giornata? Sì, impressioni della giornata naturalmente. Oggi noi lo festeggiamo a Bari perché ieri era il giorno celebrativo del calendario liturgico di San Sebastiano. Abbiamo voluto celebrarlo oggi per condividerlo con le autorità civili, militari e religiose questo momento di attenzione, per far sentire la vicinanza del corpo della polizia locale alla città di Bari e anche il momento per un resoconto di quelle che sono le nostre attività istituzionali dell'anno passato. È stato anche un momento, diciamo, fare un resoconto delle attività, dare degli encomi, degli attestati ai vigili che si sono distinti in particolari attività e anche per quelle che sono tutte le innumerevoli attività del corpo. Spesso la maggior parte dei cittadini sfuggono tutte le attività che fa un corpo di polizia locale. Questa è una giornata in cui si possono ricordare e rendere noto anche la cittadinanza quella che è la mole di attività e di funzioni di un corpo di polizia locale. Alla chiusura della cerimonia, che è stata occasione per un bilancio dell'operato della Polizia Municipale relativamente all'anno passato, sono stati consegnati gli encomi ad ufficiali ed agenti che si sono particolarmente distinti.